Invecchiamo tutti, sia chiaro, e a qualsiasi latitudine. In Fondazione Ferrero, però, il tema dell'invecchiamento è stato oggetto di uno studio, di un progetto di ricerca curato dalla Fondazione stessa con l'Università Cattolica di Milano e con il Policlinico Gemelli, ed è stato presentato questa mattina proprio in Fondazione qui ad Alba nell'ambito del convegno Invecchiamento e Successo 2019 Body and Mind Connection. È un workshop di 3 giorni, dal 7 al 9 di novembre, che punta a fare chiarezza e ad aprire nuove prospettive nell'ottica della ricerca sull'aging. Ricerche, queste ultime, che hanno fatto enormi passi avanti negli ultimi 50 anni. Ma sicuramente la senescenza cellulare. Si è scoperto che questo meccanismo conduce le cellule a arrestarsi nella loro riproduzione in modo da evitare il cancro, però l'accumulo di queste cellule nei vari tessuti determina la malattia degenerativa, che è tipica dell'invecchiamento. Si è anche scoperto che queste cellule si possono eliminare con dei farmaci molto semplici e non molto dannosi, e che questa eliminazione, almeno nei modelli animali, ha effetti contro l'invecchiamento strabilianti. Alcuni di questi farmaci sono già utilizzati nell'uomo e penso che nel giro di pochi anni entreranno nella pratica clinica. Le analisi hanno mostrato che i soggetti che partecipano alle attività della Fondazione producono degli esiti di due tipi. Innanzitutto modificano i propri comportamenti adottando uno stile di vita più salutare, si muovono di più, fumano meno, consumano meno alcol, e soprattutto le attività della Fondazione promuovono un ampliamento delle relazioni sociali nel momento in cui le persone vanno in pensione. Quindi quando i legami con i colleghi di lavoro si fermano, invece abbiamo notato che chi frequenta le attività della Fondazione ha contatti frequenti con più persone rispetto a chi non frequenta. Perché un convegno sull'invecchiamento proprio qui in Fondazione Ferrero? Beh, perché la Fondazione ha avviato dagli anni Ottanta un ampio programma di servizi sociosanitari diretto proprio agli anziani Ferrero, agli ex dipendenti dell'azienda. Dal 2013 organizza a carattere biennale e a carattere internazionale una serie di interventi, di workshop, di convegni proprio per promuovere una riflessione sui cambiamenti demografici. La ricerca che verrà presentata oggi in anteprima in questo convegno e che poi verrà pubblicata su riviste scientifiche nei prossimi mesi, essenzialmente ha dimostrato che un risparmio sui costi sanitari è possibile. Fare un esame diagnostico come un'ecografia o un TAC o una risonanza può costare allo Stato un centinaio di euro. Quanto costa un giorno di ricovero ospedaliero? 600-700 euro. Quanto costa un accesso in pronto soccorso? 300-400 euro. Quanto costa una terapia farmacologica cronica per anni? Io non so quantificarla, ma molto di più che non un esame diagnostico. Quello che è importante è proprio il concetto che è stato messo sia nell'azienda e poi meravigliosamente nella Fondazione, che è questo impegno nel sociale che fa sì che le persone più fragili, in questo caso gli anziani, vengano messi veramente al centro e si cerca di fare di tutto per dargli una qualità di vita migliore.